Carissimi amici della Pagonotomia, buon venerdì. Siamo ancora in un periodo di ponte, quindi un po' di tempo per fare un video extra. Questa settimana andiamo alla grande perché abbiamo fatto Pasqua, Pasquetta, oggi video extra un po', diciamo, esplicativo, su un fenomeno che si sta affermando, un fenomeno non nuovo, che si sta affermando e sta anche in qualche modo crescendo, che è il fenomeno dei rasoi a lama single, single edge. Brevemente un po' di storia e un po' di classificazione, e poi andiamo a vedere cosa penso io di quello che è, diciamo, l'efficacia di quella che è l'utilità di possedere un single edge, utilizzare un single edge. Tutto nasce da questo signore qua che è uno dei tanti, questo Made in England, non so se si riesce a vedere, eccolo qua, ed è un Ever Ready, quindi sempre pronto, un modello di rasoio di sicurezza del brevettato di 1912 che monta lame, come avete visto, adesso non le ho qua davanti. Ma lame, diciamo, industriali, quindi quelle molto rigide, molto dure, quelle che si usano per i taglieri, per i cutter, per intenderci. Ma io, come potete vedere scorrendo i miei video, ho già effettuato rasature con questo rasoio d'epoca e funziona abbastanza bene, insomma. Ma la cosa interessante è che tante case hanno prodotto e stanno producendo rasoi che montano queste lame. Rasoi simili a questo come meccanismo, come tipologia. Ad esempio, ho visto che la Blackland ha in catalogo un rasoio del genere, così come ho visto che la Rocknell ha in catalogo un rasoio del genere. Parliamo di aziende molto importanti, aziende che producono rasoi di elevatissima qualità. Quindi si sta riscoprendo questa tipologia di single edge, questo potrebbe, come dire, far pensare che in futuro anche le lame, anche alcune case che oggi non producono lame adatte a questo rasoio, a questa tipologia di rasoio, possano creare prodotti nuovi e quindi creare lame ancora più efficaci e rendere questo rasoio, questa tipologia di rasoio, mi scuso ancora, ancora più efficace. Poi abbiamo un'altra tipologia di rasoio a lama singola, single edge, che è, diciamo, quello che è chiamato un po' injector. Questo è uno chic tedesco, Eversharp. Questo è datato anni 30-40, mi sembra, se non erro, vedete, con le sue. Tenuto molto bene, tra l'altro dorato, con il manico in avorio ecologico. Perché injector? Perché, come potete vedere, le lame che sono montate su questo rasoio sono di questo tipo. Vengono, tra l'altro sono lunghe come il rasoio stesso, che se lo paragoniamo a un normale double edge, vedete che più o meno siamo lì. Insomma, double edge probabilmente è un pelo più lungo, ma siamo più o meno, insomma, su quella dimensione lì della lama. Sono lame, come vedete, adesso forse rendo meglio così, vedete che alla fine il pettine è simile. Sono lame però diverse, non sono lame spezzate del double edge, e sono lame che injector, perché si iniettano. Ve ne sono vari modelli di questo tipo di rasoio, vari modelli, tantissimi modelli vintage. Iniettano perché questa key, insert key, questa key chiave, no? Viene inserita nel rasoio, e poi con questo, io adesso non lo sto ad armare, con questa leva, con questa, si va a infilare la lama, che vedete qua, vedete la lama com'è,
all'interno del pettine. Che limite ha questo rasoio? Che tanto è molto efficace, perché sono lame comunque scorrevoli, lame, anche qua non sono tantissime le marche che le producono, eh? Questo è un po' un limite. Ma il difetto principale è che la lama rimane poi nel pettine finché non se ne mette un'altra, perché viene eliminata con l'ulteriore inserimento della chiave. Quindi il rischio è che se io magari mi rado una volta al mese con questo, sono un collezionista, sono un rasatore che usa molti rasoi, posso anche trovarmi a dover tenermi una lama dentro un rasoio per un po' di tempo e questo non va bene. Poi ci sono dei sistemi per estrarla, ma si rischia anche un po' di rovinare il rasoio, secondo me. Comunque, ottimo, ottimo prodotto come concezione, come ingegneria e molto efficace anche, no? Come rasatura, molto incisivo. E ve ne sono anche di regolabili, c'è il PAL, ecco, le due grandi marche che producono questi tipi di rasoi erano il PAL e la Schick, sono le due grandi marche. Io li ho entrambi sospettando uno Schick vintage regolabile, il PAL regolabile ce l'ho già, insomma. Anni 60 proprio, però questo concetto è stato ripreso da una marca che è la Sapri Resor, che ha creato appunto il Sapri Resor, quindi acciaio, parliamo di un oggetto contemporaneo questo, acciaio, il principio è lo stesso, vedete il pettine che è adatto per ospitare questa lama single edge. Ma con la differenza che, capendo un po' il limite, che era quello della lama che rimaneva incastrata dentro fino al secondo utilizzo, terzo utilizzo, quarto utilizzo, loro hanno utilizzato una tecnica nuova, cioè quella di creare un pettine con una vite che lo serra e che si può estrarre, estraendo così la lama. Vedete? Il pettine, se non voglio perdere la vite, perché questo è un po' il limite, viene comunque posizionato. E poi viene serrato. Questo rasoio che io ho acquistato nella versione base, quindi con l'esposizione media, che non è proprio uno scherzo, dispone anche di altri pettini, quindi si può anche utilizzare con pettini più o meno aggressivi. Sono tre modelli, mi sembra, se non erro. Sapri Resor, quindi un ritorno a questo tipo di rasatura a iniezione, chiamiamola così. Sempre single edge. Poi c'è una terza tipologia di single edge, che è quella che utilizza la lametta spezzata, la nostra lametta tradizionale, quella che utilizziamo per il double edge spezzata. È il caso di questo eccezionale Rocknell. Questo Rocknell è, come vedete, un massiccio esemplare. Guardate. E come vedete, in questo solco si va a infilare la mezza lama di qualsiasi marca che uno abbia. Si può spezzare, si può utilizzare anche, si possono utilizzare anche prodotti già spezzati, ma questo single edge utilizza una lama normalissima, che sono quelle che si utilizzano per i double edge. Questo è il modello della Rocknell, ma anche altre marche ne producono di simili. Rocknell, ovviamente, stiamo parlando di un rasoio eccezionale. Questo qua è un rasoio di grandissima qualità, di grandissimo peso. Rasoio turco, sapete che io adoro Rocknell, anche soprattutto il Double Edge, il Rocknell Elite. In questo caso, esiste sia la versione Open Comb che la versione che è questa, Closed Comb. Infine, abbiamo il rasoio che utilizza lame, diciamo, io dico chirurgiche. E che ha altre dimensioni, che tipo questo qua. Questo è il Mongoose Alumingoose. Ora, voi vedete già la differenza di grandezza della lama. Qui si parla di una lama, diciamo, lunga come più o meno quella del Double Edge. Qui si parla invece di una lama completamente diversa. Guardate là. Copertura della zona del viso, che no? Guardate. No? Ecco. Che lame sono? Sono lame di questo tipo. Queste sono le Kai Captain.
lame non economiche, ma assolutamente, assolutamente, assolutamente lame efficaci. Questo genere di rasoio, anche qua, negli ultimi anni ha avuto, questo è il più moderno come tipologia di progetto, non questo modello in particolare, questo tipo di concezione. Ha avuto numerose ditte che l'hanno interpretato, la Icon, ad esempio, o la stessa Blackland, ne sta producendo il Vector, il Blackhawk. Che se non mi ricordo adesso il costruttore, comunque ottimo rasoio anche qua, single edge. Insomma, Mongoose, ve ne sono di numerose ditte che hanno investito su questi progetti. Qui chiaramente la lama è diversa ed è una lama più lunga. E molto tagliente. I produttori di queste lame sono i principali Kai e Feder, quindi i giapponesi, poi ce ne saranno anche le altre, adesso non lo so, però Kai e Feder sono quelli che hanno, diciamo, un mercato più diffuso. Poi, ultimo, diciamo, modello, ma è un unicum probabilmente, io ripeto, parlo sempre secondo la mia esperienza, poi se qualcuno ha qualche, come dire, cosa da aggiungere, non c'è, anzi, arricchisca pure la mia esposizione, il OneBlade. OneBlade che monta, ve l'ho mostrato già in rasatura, non so ripetermi, anche qua, grande qualità, grande acciaio, grande progetto, monta le Feder FS10, credo, non mi ricordo più il loro nome, comunque FHS10, eccole qua, che sono lame appunto fatte apposta per essere single edge, quindi no? Sono le feder che vanno a incastrarsi. Anche in questo caso qua però la dimensione è una dimensione simile a quella del Sapri Resor, simile quindi che non fa altro che replicare e lo chic, l'injector, diciamo così, e quindi stiamo più o meno parlando di rasoi con dimensioni di lama assolutamente simili. Ora, efficacia. Allora, io parlo sempre per quello che è la mia esperienza, perché poi ognuno di noi, come abbiamo sempre detto, ha una pelle diversa, ha una reazione diversa alla lama. Ha una mano diversa soprattutto, quindi cambia tutto. Allora, io facciamo una scala, no? Come efficacia, diciamo che sono tutti rasoi efficaci. Forse il più, come dire, preciso nel taglio, come, attenzione, qui parlo della tipologia e non parlo del modello. È quello con la lama che io chiamo chirurgica, cioè quello grosso, perché comunque consente, con una certa attenzione ovviamente, una rasatura molto profonda. Sono lame veramente molto, molto, molto taglienti. Parliamo di Kai, parliamo di Feder, parliamo di lame importanti. In questo caso anche la dimensione del pettine consente di portare via larghe fette diciamo di sbarbare larghe fette di viso con una sola passata. E sono rasoi non sempre facili da utilizzare. Il Blackhawk, forse il più dolce, devo dire, potrebbe essere raso, ma non sono sicuro. Ho un lapsus, come si dice, una piccola amnesia. Questo tipo di rasoio. E probabilmente grazie alle lame, soprattutto, io qui ho solo le Kai, ma sono anche le Feder, insomma, e probabilmente il più incisivo, il più, diciamo, incisivo, ecco, la parola giusta è questa qua. Poi devo dire che il più dolce è efficace, e secondo me OneBlade, però OneBlade è un caso,
particolare, perché One Blade fa tre modelli che appunto sono il Genesis, che è il più importante, poi ce ne sono altri due, ma è un unicum, cioè non conosco altri rasoi di altre marche con questa tipo di testa e che utilizza quel tipo di lana. Quindi One Blade consente veramente una rasura profonda e semplice. Quindi anche One Blade, grazie alla lama Feather, grazie alla progettazione di questa testa che bascula e che permette al rasatore di fare un po' quello che vuole senza rischiare di tagliarsi, consente un'efficacia eccezionale e consente delle rasature quotidiane anche perfette. Poi c'è, secondo me, a pari merito, diciamo, ci sono i rasoi a mezza lama e gli Injector, io li chiamo gli Injector, poi chiamiamoli come vogliamo. Perché a pari merito? Perché entrambi sono molto efficaci. La differenza sta un po' nella mano del rasatore. Chiaro che se questo io lo armo con una Kai, ad esempio, a me piacciono molto le Kai, le trovo molto efficaci, lo so utilizzare, quindi la rasatura è perfetta. Chiaro che non sono semplicissimi da utilizzare. La mano deve essere molto allenata, la mano deve essere insomma un minimo esperta. Sono rasoi per principianti, secondo me. Però, così come anche il Sapri Razor oppure i Vintage, infatti, con questo tipo di meccanismo sono assolutamente rasoi efficaci. Anche se secondo me le lame non sono, sono più fatte per essere scorrevoli, come anche mi hanno suggerito alcuni utilizzatori a cui ho chiesto su Facebook. E meno fatte per essere appunto incisive, cioè diciamo che la lama è più generalmente scorrevole, però io mi sono trovato bene con entrambi, anche se qualche taglietto con questi rasoi qua mi è scappato, ma probabilmente perché la mia mano non è ancora abituata. Infatti io voglio adesso approfondire in questo mio percorso che non finisce mai, perché è iniziato appunto 15-16 anni fa ed è proseguito lentamente. In certi periodi più velocemente in altri, ma è un percorso. Quindi adesso, dopo tanti anni, ho scoperto, lo ammetto, questo universo di questi tipi di rasoi, che ce ne sono veramente tantissimi, anche vintage, quando è uno potete farne vedere altri, e quindi mi piace, piacerebbe appunto iniziare anche a imparare bene la tecnica, perché comunque anche questa è rasura tradizionale, assolutamente. E nonché rasura bagnata, quindi rientriamo assolutamente nel nostro ambito di competenza. Ultimo posto, ma non per la progettazione del rasoio, ma per una questione di lame, è un po' questo tipo di rasoio con le lame, diciamo, industriali, ma non tanto perché il rasoio non sia ben costruito, il rasoio è costruito benissimo, ma perché la lama è molto rigida e probabilmente un po', cioè, è molto dura e probabilmente tende a essere un po' poco scorrevole delle volte, anche se devo dire la verità che quando mi sono fatto la barba con questo rasoio ho sempre avuto risultati accettabili, più che accettabili. Però sono onesto, almeno probabilmente un problema della mia mano, non paragonabili a quelli ad esempio, di una mongoose. Ora, questo riguarda la mia esperienza e non ave ad esempio non ho ancora provato, non ho mai provato, non ho ancora neanche acquistato un rasoio moderno che utilizzi questo tipo di lama, ad esempio il Rockner piuttosto che questo nuovo modello che ho visto sul sito della Blackland. Sono molto attratto, ma chiaramente insomma, parliamo di rasoi con un costo importante, quindi ci pensiamo un attimo. Insomma. Cosa possiamo dire a chi chiederà a questo punto, ma io che sono magari un principiante, io che sono magari uno che non ha mai utilizzato questo genere di rasoi, che faccio? Lo acquisto? Ci investo? Allora, chiaramente il consiglio è valuta, nel senso che comunque stiamo parlando di un rasoio che offre una tipologia, che mi correggo sempre, ma è importante, di rasoi che offrono sicuramente prestazioni molto elevate, ma a costi, secondo me, superiori a quelli del boleggio.
perché comunque queste lame entrambe hanno dei prezzi che sono importanti, tra virgolette, per essere lamette. Lo stesso One Blade è un rasoio eccezionale, ma parliamo di lame costose, no? E quindi bisogna anche capire cosa si vuole, cioè se si vuole avere l'esperienza di un single edge, bisogna anche valutare i costi di gestione, perché per me è quasi ridicolo parlarne, perché un collezionista che ha una collezione che sta per arrivare lentamente, ma fino a un certo punto, ai 150 pezzi, è chiaro che come chiedere, come dire, al macellaio se la carne fa bene, cioè ovvio che io gli dirò sempre sì, però mi rendo anche conto che per qualcuno magari spendere magari anche solo 70, 80, 90 euro, adesso non so questo qua quanto possa costare, per non dire questo che costa anche oltre 300 euro, è una spesa importante, quindi non si fa così a cuor leggero. E quindi il discorso è sì, l'efficacia c'è. La resa sulla pelle è importante, ma i costi di gestione non sono quelli del double edge, ma soprattutto le alternative. Cioè io con un double edge posso tranquillamente acquistare lame di ottima qualità e di ottima resa a 1 euro a pacchetto, da 5 per dire, oppure con delle confezioni più importanti, ancora più scontate. In questo caso sì, è vero che si possono riutilizzare, ma io non lo consiglio mai, perché comunque è dimostrato che dopo ogni utilizzo la lama perde un po' il filo, quindi per chi come me cambia lametta ogni rasatura è una spesa, ad esempio ogni giorno, ogni 2 giorni con un rasoio del genere, però ha il suo perché. Una soluzione potrebbe essere il genere di rasoio che utilizza la lama spezzata. In quel caso c'è un risparmio, perché ad esempio in quel caso noi ogni rasatura cambiamo una lametta, ma ogni 2 rasature usiamo una lametta sola. Quindi potrebbe anche essere un risparmio in quel caso lì. Ve ne sono vari modelli, anche qua c'è da capire, vedere, valutare. Ci sono anche modelli simili al One Blade come tipologia, che molto si avvicinano, diciamo, con testine basculanti, che adesso non ricordo il modello, non ho i problemi a farlo, ma non ce l'ho, quindi che utilizza la mezza lama, nulla di male. Forse questa, per chi vuole uno single edge, è la soluzione più economica e forse più come dire familiare, perché alla fine la lama è quella, però c'è un discorso da fare anche qua. Ma se io che differenza fa, no? Se io già uso le stesse lame, alla fine l'impatto sulla pelle sarà lo stesso. La differenza la vedo con altri tipi di rasoio, ad esempio utilizzando il Sapri Razor, io ho trovato delle differenze anche di tecnica, insomma, una novità, insomma, una cosa nuova, una cosa diversa, ecco, diciamo così, un'alternativa. Non vi sto a dire se migliore o peggiore, perché è soggettivo. È soggettivo, magari io ho una persona che mi ha contattato e mi ha detto: ma io come ti trovi con Sapri Razor? Perché io mi trovo malissimo con questi tipi di rasoi, perché mi faccio tante irritazioni. Io non mi sono fatto tante irritazioni, ad esempio, ma le prime volte ho avuto dei tagli. Perché? Perché la mia mano non era ancora abituata alla nuova, come dire, tecnica. Poi utilizzandolo 5-6 volte i tagli sono diminuiti, sono spariti. Quindi è una questione, questo è un ottimo rasoio, così come è ottimo questo, voglio dire, stiamo parlando di cose molto simili, molto progetti di anni diversi, ma fondamentalmente basati sullo stesso principio. Ma ci vuole mano, esperienza e come tutte le cose. Quindi, stesso discorso vale per il rasoio con le lamette, diciamo, industriali. Cosa dire? Questa è la panoramica. Vedremo nelle prossime settimane, magari non tutte le settimane, ma alternando fare le rasature con questi rasoi, per capire un attimo come funzionano, la resa, insomma, e anche vederli un po' sul campo. È chiaro che il fenomeno sta aumentando, perché
Come potete vedere andando in giro sui vari siti di rasatura, tante case stanno investendo in questa nuova, diciamo, non nuova, in questa ulteriore, come dire, branca della rasatura con rasoio di sicurezza, perché di fatto questi qua sono rasoi di sicurezza, anche se a lama singola. Niente, io spero di aver, come dire, spiegato un po' questo fenomeno che si sta, come ribadisco ancora una volta, ingrandendo, e quindi è molto probabile che nei prossimi mesi vedremo delle novità sul mercato, io credo, e ci vediamo domenica per una rasatura, a questo punto, che sarà inevitabilmente a rama singola. Vi saluto, vi auguro buona giornata e buona barba a tutti.